14esimo arriva l'episodio che sblocca la partita, lancio per Schelotto, l'argentino sposta il pallone sull'uscita di Tarolli, contatto e calcio di rigore, dal dischetto lo stesso Schelotto non fallisce e porta in vantaggio il Barletta, questa volta su punizione il mancino di Marco Nato bacia il palo e poi si infila in rete per il 2-0, permette a Ngom di involarsi in aria e poi sfornare l'assist preciso per Caputo per la rete del definitivo 3-0, finisce così con gli applausi del Puttilli. E Russo direttamente su calcio di punizione con una traiettoria beffarda da posizione decentrata a spezzare l'equilibrio. 0-1 al comunale di Ugento. Il guizzo vincente questa volta porta la firma di Cipolletta al secondo centro consecutivo. Dopo quello al Santa Maria Cilento. Mangella rischia, alla fine il rimpallo gli è favorevole. Poi riesce il tocco buono per Ianniello. Può entrare in area di rigore, la mette lì. È un tiro cross il suo. D'altra parte arriva Bambà. In aria, la finta, va col destro. Palla alta di pochissimo. Qui il pallone dentro di Mancino, di prima intenzione. Orefice, area di rigore, la parata di Antonino. Il centravanti del Martina si libera bene al limite dell'area e calcia forte. Baglietti risponde sfoderando i riflessi. Tridente della Fideli, Sasse, Burzio, Strambelli, Scaringella. Destro al volo di quest'ultimo, Figliola para. Rischia il pasticcio il portiere del Martina al 63esimo sulla pressione di Scaringella. Strambelli va sul destro e calcia, Silletti ci mette il piede. Egoista Maffei al 74esimo quando parte a sinistra ma si lascia ingolosire dalla possibilità di calciare, invece di alzare la testa e provare a servire Palermo. La Gelbison passa in vantaggio al 9° minuto approfittando di un arachiri difensivo dei giallorossi, prima l'uscita di Fezza, poi il pallone viene toccato da Koulibaly e finisce dalle parti di Barone che non perdona per la rete del vantaggio. Nella finale del primo tempo il Santa Maria viene punito nuovamente, ancora una disattenzione difensiva, la sfera viene recuperata dagli avanti della Gelbison, il pallone arriva sui piedi di Barone che scivolando trafigge per la seconda volta Fezza. Angolo, ingenuità di Mirante che tocca con una mano e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Battista che calcia centrale per l'1-0. Alla prima vera azione della ripresa è calcio di rigore per il Rotonda. Una conclusione di Faust viene intercettata col braccio da Panbianchi. Dal dischetto non sbaglia Fernandez per l'1-1. Palla per D'Ambros che ancora mette il turbo. D'Ambros, calcio di rigore per il Nardò. La concentrazione di D'Ammacco che parte e va in porta centrale per il vantaggio del Nardò che la sblocca con il calcio di rigore. Gambino dalla bandierina. Palla nel cuore dell'area, la tocca Milli, poi rimane incredibilmente lì. Arriva il pareggio del Casarano, probabilmente è stato Bona l'ultimo a toccare. Larga su Falcone, prova ad entrare Falcone, il cross sul secondo palo a cercare Gambino che calcia forte sotto la traversa. E il Casarano l'ha ribaltata. Da una di queste esplorazioni nasce la prima emozione di giornata. Palla panoramica di Bolognese a liberare lo Iodice. L'attaccante galleggia verso destra, calcia, respinge Vlascianu, ma sul piede di Lattanzio che da due passi fa 1-0.